Bravi, bravo Gravina, bravi tutti in federazione, in FIGC, bravi in Lega, bravi, questo è quello che vi meritate. Sì, vi meritate esattamente questo dopo Farsopoli 2006. Andatevi a vedere i risultati da quel 2006 in cui uscivamo campioni del mondo e con Farsopoli cercavate definitivamente di affossare la Juventus. Guardiamo insieme, dai, che la memoria non è mai troppo, voglio dire, buona per molte persone, no? Allora, 2010, usciamo ai gironi con Paraguay, Slovacchia, Costa Rica, ci perdiamo pure con la Costa Rica. 2014, usciamo ai gironi con Inghilterra, Uruguay, Nuova Zelanda. Abbiamo perso anche con la Nuova Zelanda. 2018, ci guardiamo il mondiale in Russia sul divano dopo aver perso con la Svezia il doppio confronto di spareggio. Avevamo la Spagna nel girone, va bene, si può fare anche secondi, ma in 180 minuti, gol fatti alla Svezia, 0. 2022, potevamo sicuramente fare meglio, avevamo la Svizzera come competitor, non siamo riusciti a vincere neanche quel girone. Due rigori sbagliati, lasciamo perdere che poteva tirargli un altro, il secondo rigore almeno, ma non fa niente, non possiamo dare la colpa a Jorginho. Ieri, 11 persone che vagavano nel campo, l'unico a cui non si può dire è Berardi, che pure che ha sbagliato tanti gol, ha comunque è stato l'unico che saltava l'uomo, che si dannava l'anima. Per il resto non voglio neanche dare mezzo giudizio a prenderli a uno e dare i voti perché non serve a niente. Zero gol fatti con la Macedonia e siamo a casa. Danno incalcolabile, incalcolabile per il movimento calcio. Il movimento calcio, i ragazzi che hanno ora 20 anni non possono neanche, non sanno che cos'è un mondiale, perché noi non facciamo un mondiale dal 2006, non facciamo un ottavo di finale mondiale, perdonatemi, dal 2006, 20 anni, forse lo faremo nel 2026, e non partecipiamo ad un mondiale da 12 anni. Questo significa che c'è qualcosa da rivedere. Bisogna rivedere i settori giovanili, bisogna dare più spazio ai giovani. I giovani devono giocare. Maldini a 16 anni era titolare e giocava nel Milan a 18 anni, nel Milan più forte del mondo. Del Piero è arrivato giovane alla Juve, non è arrivato a 28 anni. Totti, Baggio, ma porca miseria. Poi inutile che facciamo i confronti. Nel 2006 in panchina avevamo Del Piero e Gilardino in panchina. Ieri avevamo Raspadori e Joao Pedro. Ragazzi, siamo messi male. I migliori talenti, sapete dove stanno? Al Sassuolo, Scamacca, Berardi e Raspadori. E cosa vogliamo? Non vinciamo una Champions League dal 2010, 12 anni, una meteora, dopodiché quella squadra che ha vinto la Champions League non è più esistita. Prima del 2010 dovevamo risalire, c'era il Milan nel 2007, nel 2003 e poi quasi il nulla assoluto. Cioè siamo ormai in una fase di declino assoluto e tutto parte dal 2006. Perché vi annuncio che quando l'Italia ha vinto qualcosa c'erano un po' di juventini, un blocco di titolari, 4, 5, 3, ma c'erano. Ieri 11 titolari, ditemi voi chi era lo juventino in campo. Neanche uno. Non siete in grado manco di battere la Macedonia. E così ci vuole. Gravina si sciacquava la bocca fino all'altro giorno. La Superlega gliela faremo pagare alla Juve. Sì, gliela farai pagare alla Juve. Buttaci fuori. Io voglio la Juve fuori dalla Serie A. Vediamo quanto varrà la Serie A senza la Juventus. Vediamo. Le televisioni faranno a gara per vedere Inter-Napoli e Milan-Roma. Dai, dai. Sto aspettando. Forza. Gravina, fai le valigie e vai a casa. Con Mancini non me la posso neanche prendere perché tanto va via Mancini, ma chi prendiamo? In Italia siamo solo bravi a prendere il CT o l'allenatore di turno, a buttarlo, a sostituirlo, buttarlo via, tanto così risolviamo i problemi.
Mancini che ci ha vinto un europeo e che per fortuna ci ha portato nella storia, quantomeno, ma resta una debacle fuori dal normale. Come fanno adesso i ragazzi ad appassionarsi al calcio, i ragazzi della generazione Z, se non vedono un mondiale, non hanno mai visto una fase finale di un mondiale? Non lo so. Non so come faremo, se non vi decidete a livello politico in Italia, a livello di chi comanda, di chi muove i fili nel movimento calcio, a portare avanti tre riforme, quella dei campionati. I campionati devono essere a 18 squadre, se non a 16, le partite sono assai, i giocatori non sono robot, gli fate fare 60 partite all'anno, vi siete inventati la Nation League, la Conference League, non sapete più manco che cosa vi dovete inventare. E queste sono le conseguenze. Secondo, i vivai. Dovete imporre che in una rosa di Serie A di 23 giocatori debbano stare almeno 5-6 giovani e debba stare almeno 1-2 in campo. Lo dovete imporre perché le altre nazioni ci fanno il culo, ci fanno. In Germania, in Spagna, in Inghilterra, ma manco ci vedono, diciottenni fenomeni. E noi, a noi che ci manca? Che cosa ci manca? E poi le infrastrutture, cazzo. Ma come si fa? Arriva Pallotta dall'America, arriva Commisso che vogliono spendere soldi e voi che fate? Bastoni fra le ruote. Ogni passo ci vuole una vita per fare da un passaggio all'altro. La burocrazia più farraginosa non può essere. Perché? Perché no? I soldi. Quando ci sono i soldi, fammi star zitto, dai. Facciamo schifo a tutti i livelli. Siamo governati da dinosauri e finché ci saranno i dinosauri a governarci nel mondo e nella vita di tutti i giorni, così come nel calcio, noi rimarremo sempre indietro. Siamo 100 anni indietro, 100 anni indietro al Giappone che ha fatto. Si è qualificato l'altro giorno al settimo mondiale consecutivo, mentre noi da due mondiali siamo fuori a guardarli beatamente. Quest'anno manco al caldo li vediamo i mondiali, pure al freddo. Cioè ci fermate il campionato, non avremo la Serie A e da metà novembre a metà dicembre avremo il mondiale in Qatar. Loro al sole e noi sul divano e non vedremo neanche l'Italia. Da orgogliosamente bianconero. È tutto, a voi la linea, me la passo, giudicate voi quello che ho detto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, trovate il link in descrizione anche nel mio blog dove ho scritto un paio di pezzi stamattina, se qualcuno ama leggere può venirmi a trovare lì, pagina Facebook, pagina Instagram, trovate tutto in descrizione, vi saluto, alla prossima, fino alla fine, forza Juventus!